Buonasera amici di Gente VIP, e finalmente siamo arrivati alla conclusione di questa grandissima carrellata e lo facciamo con coloro che sono stati davvero i padroni di casa, ovvero i conduttori. Abbiamo salutato prima Claudia e questa sera siamo con un grandissimo mattatore, Barti Colucci, che insomma è conosciutissimo anche con le tante svariate personalità da RDS, ma che in realtà da 6 anni a questa parte è conduttore di questa serata prestigiosa intitolata Il Sorriso appunto per Asia, una serata per Asia. E allora io ti chiedo proprio, Barti, innanzitutto buonasera e benvenuto su Gente VIP. Serena. Sì, Serena, mi raccomando. Serena e Sonia, no, diciamolo perché sì. C'è confusione tra sì. Il nome suo che è Serena e sì. Poi gli affibbia il nome Sonia, perché di cognome fai? Gray. I maschi si ricordano più Sonia Gray, non perché non si ricordino Serena, quindi Serena, non Sonia, Gray. Bene, sì, Sonia non c'entra niente, no. Di lei vorrei il conto in banca. Allora, sì, detto questo, Barti, come nasce la voglia di fare queste serate dedicate comunque alla beneficenza? Che cosa provi quando sali su questo palco e vedi che c'è tanto pubblico, c'è tanta gente? La tua emozione? Ma è conferma di un'emozione che io penso e provo da tanto tempo, che è quella che le persone in fondo, al di là dell'apparire, insomma al di là dell'apparenza dei lustri, dei lustrini, poi abbia un grande cuore. Palestrina, questo è il 6° anno che facciamo questa manifestazione in favore di chi ha bisogno, in questo caso dei bambini. Come sapete, antica Collina Preneste si occupa appunto di identificare, permettetemi il termine un po' medico, chi tra i bambini ha più bisogno di assistenza e di aiuto, e quindi organizziamo questa manifestazione che ha lo scopo di raccogliere i fondi. E l'emozione è sempre, ripeto, grande, ma è sempre un'emozione di conferma, perché quest'anno peraltro facciamo 2 serate, non una, tutte sold out grazie a Dio, a testimonianza di come la gente comunque ci stia vicino, di come la gente apprezzi lo sforzo che tutta l'associazione fa durante l'anno per organizzare questo evento. Io in realtà magari prendo anche i meriti di un lavoro che in realtà faccio poco. Io salgo sul palco all'ultimo, poi dico le mie cavolate, diciamo così, intrattengo un po' la serata, però il lavoro duro sta sempre dietro, ecco. Quindi in realtà l'applauso più grande va a chi organizza. Noi prendiamo gli applausi perché intratteniamo, quindi non è facile, però è anche giusto dire che dietro questa macchina operativa le persone che si danno veramente da fare, che stanno col sudore sulla fronte per mesi e mesi, sono i ragazzi dell'associazione, la presidente Roberto Vellucci, che è il mio carissimo amico nonché medico qui a Palestrina, tra le altre cose. E quindi ripeto, l'emozione è grande, l'emozione è un'emozione di conferma, e sai, è come tornare a casa e sapere che troverai il fuoco acceso quando ci sono i tuoi genitori, o comunque il piatto caldo quando c'è la tua famiglia ad attenderti. Quindi tornare qui a Palestrina ogni anno a questa sensazione. Sì, la sensazione che ho avuto anche io vengo da Roma, che comunque insomma è qua vicino, ci sono 40-45 chilometri, però è stata quella di immergermi in una grande unica famiglia. Non so se è anche per te la stessa sensazione. Sì. Ho parlato di famiglia proprio per chiederti, tu hai una famiglia, so che sei diventato fra l'altro papà da pochissimo, un'altra sensazione però adesso tua personale. Diventare padre? Guarda, la sensazione che molti mi fanno questa domanda, ma non perché rappresenti magari un personaggio pubblico, ma perché rappresento un padre, no? La sensazione che dico anche ai miei amici è quella che trovi il senso della tua vita. Almeno io penso che ognuno di noi abbia quel vuoto interiore, ogni tanto si vive cercando di colmare questo vuoto. Ecco, quando è nata mia figlia ho capito che il senso della vita è proprio quello, procreare. E quindi una serata come questa, che la si fa per conto di una bambina che ha bisogno di aiuto, che è più debole di noi, e ancora di più forse capisci che il senso della vita in generale è quello di amare. Quindi una sensazione è quella di avere un senso all'interno di questo universo che è così grande e che è tanto difficile da capire, no? Meraviglioso, insomma stiamo riscoprendo un Barti profondissimo, abituato invece a sentirlo un po' fancazzista, insomma. A RDS ci presenta da Malgioglio a Renato Zero e al professor Fotticchia. Vorrei chiederti se c'è un personaggio che ti entusiasma più di altri, o se in realtà ancora stai cercando di capire qual è quello che sarà, insomma, il numero uno.
tu parli dell'imitazione, ma ti spiego una cosa, io a differenza di altri miei colleghi imito chi mi piace, nel senso chi mi diverte, chi trovo ironico con se stesso, chi trovo divertente anche nei confronti del pubblico. Non ho una preferenza, devo dire che tutti quelli che imito mi fanno sorridere, li apprezzo anche come artisti, da Cristiano che è un grandissimo paroliere, non ce lo scordiamo, al di là dei lustrini, da Renato non ha bisogno di presentazioni, per passare so, dal grande Cassano, Antonio, a Cristian De Sica, ora, cioè, ne imito circa 35-40, non ricordo tutti. A questo punto la domanda qual era? Se c'è un personaggio che ti emozioni di più mentre lo in persona, insomma. No, che mi emoziona no, nel senso a me piace che fare ti tutto. Di più? Che mi dal punto di vista del divertimento sicuramente Maggioglio. Forse Cristiano, sì, Maggioglio, sì. Perché vedo anche quando faccio i live con il pubblico, sì. Che comunque è molto amato dal pubblico e mi diverte farlo perché in certo senso mettermi nei suoi panni. Ecco, l'imitatore ha questo vantaggio, che può indossare i panni degli altri. Io ho iniziato per questo motivo, perché volevo a casa mia, che so, sentirmi Renato Zero, allora lo volevo in presenza fisica, non solo al concerto, e quindi piano piano ho iniziato a imitare. Quindi imitare Cristiano col pubblico dà molta soddisfazione in termini di comicità e anche di divertimento personale, quello sì. Ma una chicca per i nostri amici di Gente VIP ce la puoi regalare? Ah, innanzitutto io non sono un VIP, perché i VIP sono l'acronimo di Very Important Person. L'importante non c'è nulla, né il conto in banca, né la bellezza. Insomma, quindi VIP, vi ringrazio per l'appellativo, ma quindi sarebbe giusto dire che io sia un popolare, un popolano, come possiamo, un po' populista no. Popolare, quindi potrei salutarvi come Renato, che magari è quello che più ci cuore la gente, e Renato nel salutarvi direbbe sicuramente questo, che in questi che sono i migliori anni della nostra vita sarebbe opportuno che mentre ci affacciamo ogni mattina alla finestra del lucernario, nell'aprire il lucernario stesso non ci scordiamo di cavalcare quella che è l'onda del vento che talvolta ci trasporta come una foglia d'autunno attraverso le piaghe, le strade strucciolate all'interno di un sentiero raccolto in un vigneto di poesia in cui i frutti si possono raccogliere, spremere, ma soprattutto portare a macerare. Si è capito un cazzo. Questo è Barti Colucci. Grazie. Grazie. Serena Gray, non Sonia Gray, Porcelloni. Sonia, Serena. Assolutamente sì. Bacio. Grazie. Ciao, grazie a tutti.